sa, prova. Ok, ci siamo, ci siamo. San Valentino rosso sangue. Ma davvero? E bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene, io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita e qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Ed era un bel po' che non parlavamo da soli, ma era giusto anche riniziare. Dopo la buffata di interviste che c'è stata, abbiamo sentito per questo 2021, le anticipazioni di questo 2021 che ci interessa a noi, un po' a tutti. Abbiamo sentito Roberto Recchioni, Mauro Boselli, Giorgio Giusfredi, abbiamo sentito Luca Barbieri, abbiamo sentito Alessandro Bilotta, abbiamo sentito Emiliano Mammucari, abbiamo sentito Lorenzo Pastrovicchio, Marco Gervasio, abbiamo sentito Alex Bertani che arriverà lunedì, abbiamo sentito il maestro Alfredo Castelli che arriverà prestissimo, sentiremo un maestro del fumetto assoluto, straniero, neanche italiano, che lavorerà su Tex, che ha lavorato su Tex e uscirà a brevissimo. Veramente tante cose, ma oggi è il giorno di San Valentino ed è il giorno del San Valentino rosso sangue. Ragazzi, lasciate perdere il titolo. Si sa come li fa sti titoli. Andiamo avanti, facciamo una chiacchierata invece bella, bella. Allora, Dylan Dog Old Boy. Numero 5, anche se corrisponde al maxi 43 e le belle cose che succedono sono sempre le stesse, cioè il mio Apple Watch che suona quando non deve suonare. Dylan Dog Maxi numero 43, Dylan Dog Old Boy numero 5, ormai ci siamo abituati, sono passati 10 mesi, vi dico subito il prossimo quale sarà. Il prossimo, siccome non sapevano che slogan inventare, hanno messo delle emoji strane. Sto strillo ci starà sempre, quindi vabbè, prendetelo per quello che è. Andate oltre quello che è il titolo, lo dicono anche quelli bravi, i tuttologi, quelli bravi. Il giornale dei misteri, prima delle due storie di Dylan Dog Old Boy, come sapete il nuovo formato è in due storie, prima era in tre, adesso in due, ma esce ogni due mesi invece che ogni tre, e chi non è bravo in matematica, problemi suoi. Il giornale dei misteri di Giuseppe De Nardo, poi i disegni sono di Luigi Siniscalchi e Sergio Algozzini. All'inizio c'è l'intervista di Franco Busat, il curatore di Landog, che è il co-curatore. Non lo so Franco Busat, onestamente, adesso come è inquadrato. Scrivetelo qua nei commenti, perché il curatore è Recchioni, Franco Busat è co-curatore, non lo so. Comunque è uno che ci capisce, ce ne capisce tanto ed è anche parecchio bravo Franco Busatta. Fa una bella intervista, molto molto interessante, che ti fa capire un po' di cose di questo Dylan Dog Old Boy. Un'intervista, ragazzi, vi ricordo sempre, quando le interviste sono endorsed, cioè interviste fatte da interni, si tende a diciamo sorvolare su alcune cose. Quelle alcune cose invece le trovate qui anche quando faccio le interviste. Il giornale dei misteri, appunto, Giuseppe De Nardo al soggetto, i disegni Luigi Siniscalchi e Sergio Algozzino. Allora ragazzi, andiamo subito ai disegni. I disegni li ho trovati interessanti, fatti bene, la doppia matita, o almeno non lo so se in realtà uno ha fatto i disegni, ha fatto le matite e l'altro le chine, non ne ho idea. Comunque funziona molto bene, è interessante, è una di quelle storie di Dylan Dog che è bella da guardare, molto molto old, molto caratterizzata. Non so di che anno è in realtà, in che anno è stata fatta, non si capisce. Se voi l'avete capito scrivetemelo nei commenti. E è bella, sono belle anche le splash page di questo giornale, adesso che parliamo della trama lo dico, di questo giornale sui misteri, sul mistero, eccetera eccetera, molto interessanti anche le vignette con Grucio, che in verità nella storia non è che compaia tantissimo, sono molto interessanti, molto bello, scorre bene, è un bel Dylan Dog anche da guardare, anche se è un old boy. Per quanto riguarda la storia
È una storia old, nel senso è una di quelle storie che sta bene in Dylan Dog Old. È una storia più che sull'orrore, sul paranormale, sull'alieno. Quindi parla di un giornale, di questi scandalistici, ma scandalistici per quanto riguarda le cose paranormali, aliene, i misteri irrisolti, queste cose qua. E ci entra anche Dylan Dog, ovviamente. Succede qualcosa all'interno di questo giornale e Dylan Dog interviene per tentare di risolvere il caso. Ma Dylan Dog fa... Vabbè, poi leggetelo perché quello è quello interessante. Che c'entra il San Valentino? Beh, c'entra perché all'interno di tutto quanto questo qua c'è di mezzo una storia d'amore di Dylan. È un po' tirata come cosa, però ci sta. L'unica cosa che vi devo dire è che è una storia più del mistero che dell'orrore. Quindi ci stava un gran bene anche Martin Mister in questa storia. Avrebbero potuto inserircelo in qualche modo e l'hanno inserito. E l'hanno inserito. Poi guardate la storia per capire dove hanno inserito il Martin Mister degli anni 80-90. Interessante, io l'ho trovata molto molto leggibile, molto bella, complimenti, veramente i miei complimenti. C'era anche un blog molto credibile, a differenza degli ultimi che non lo sono stati tantissimo, sinceramente. La seconda storia, Casanova. Casanova si entra già più nel San Valentino, no, neanche, è un Casanova mica, però vabbè dai. Sceneggiatura di Luigi Mignacco, disegni di Maurizio Di Vincenzo, che è il copertinista anche di Samuel Stern, è quello che fa le matite delle copertine di Samuel Stern. Anche qui c'è un'introduzione con una bella intervista di Franco Busatta. Mi piace sta storia dell'intervista più che dell'editoriale, è molto più interessante. Bravo, veramente bravo Busatta che hai scelto questa cosa. Casanova. Allora, al netto dei disegni che sono belli, sono molto precisi, interessanti, sono dei disegni che potrei dire sterniani a questo punto, perché hanno grande, grande attenzione sui volti, sulle espressioni, grande attenzione sulle inquadrature. Infatti questo Old Boy ha una caratteristica, anche l'altra storia, ma anche tutte le altre. I disegni sono old, le storie sono old, ma non tanto le griglie quanto le inquadrature delle vignette in griglia sono decisamente moderne. Fatevi un rilettura di qualche storia, andatela a vedere anche soltanto sfogliandole, andandola a vedere delle primissime storie di Dylan Dog, delle prime 100, le famosissime prime 100. Le inquadrature non sono queste, sono molto più classiche, ma va bene, perché in realtà il classicismo deve essere riportato in questi Old Boy, secondo me, appunto, nella quotidianità, nella normalità, nel nostro presente, altrimenti, secondo me, non starebbero più bene. Una storia d'amore di un Dylan Dog mollato, con un Block in grande spolvero, con tutte le caratteristiche per essere una bella storia da leggere, una bella storia da un bel momento di lettura di Landoghiano, dilaniato oserei dire. E il Dylan Dog Old Boy, al netto di quello che vediamo, di quello che leggiamo, è un Dylan Dog che è sempre molto a fuoco. E diciamo, voglio ritagliare qualche minuto alla fine per fare una piccola riflessione con voi, che casomai continuiamo qua sotto nei commenti, perché sono molto curioso di capire anche come la pensate voi. Si è fatta una rivoluzione, si è voluta fare una rivoluzione di Dylan Dog, una rivoluzione in senso moderno, rimodellarlo, perché quasi virgolettato da parte del curatore di Dylan Dog c'era bisogno di rimettere a posto un gran casino del Dylan Dog sclaviano, perché Sclavi non aveva mai veramente creato dei canoni per Dylan Dog e ognuno, diciamo, poteva bene o male parlarne in un modo o in un altro. Però è per questo che sono nati i curatori dei fumetti,
È per questo che è nata quella figura, la figura del curatore di quel personaggio in Bonelli. Perché è il curatore che poi collabora con lo sceneggiatore e il disegnatore e gli dice, gli mette dei paletti, no? Oltre alla Bibbia, io lo sto acquisendo adesso parlando con disegnatori, sceneggiatori di Samuel Stern, cioè questo bel rapporto nel quale noi facciamo questa recensione con l'autore ogni mese, con Samuel Stern, con ogni fumetto, e mi rendo sempre più conto di come la strettissima collaborazione tra Fumasoli, Filadoro, Savegnago e i vari disegnatori e i vari autori donano al personaggio, oltre che la Bibbia, grande credibilità, donano grande orizzontalità, nel senso il fatto che il personaggio non ha grossi scossoni da un lato all'altro. Sui personaggi Bonelli ci si è arrivati molto prima, non è che Filadoro e Fumasoli se lo sono inventato questo sistema, l'hanno ripreso. Che motivo c'è di creare un nuovo mondo pressoché identico al vecchio, tranne che per alcune cose? Che motivo c'è di fare questo? Perché dover mettere ordine a una cosa che può essere ordinata in un altro modo, in un modo un po' più graduale? Dopotutto, sono 7 anni che Recchioni cura Dylan Dog. Dopo 7 anni si dovrebbe chiaramente vedere l'impronta. Non ci dovrebbe essere bisogno di un reboot totale di quel tipo. Pensate a Dragonero. Il reboot di Dragonero cos'è stato? È stato uno stravolgimento? È stato un dover decapitare il vecchio autore? No! Dragonero si è innovato facendo maturare il personaggio, facendogli maturare delle decisioni. È stato quasi naturale a un certo punto nella società erondariana, quindi di Dragonero, che Jan si ribellasse insieme ai suoi. In Dylan Dog si è scelto un percorso diverso, un percorso che quasi rinnega tutto quello che c'è stato, una nuova nascita del personaggio, ma che purtroppo è rimasta a metà da un lato, e da un lato non ce n'era bisogno. Perché, ripeto quello che ho detto prima, perché il concetto per me deve essere chiaro, me lo ripeto a me stesso, Dylan Dog doveva cambiare in questi 7 anni e non in 6 mesi per poi riprendere tutti i vecchi canoni ma coi personaggi svariati in un altro modo. E invece in questo Old Boy, dove i canoni non sono cambiati, dove c'è il vecchio Dylan Dog, dove ci sono il Dylan Dog classico, dove c'è il Block di prima, dove c'è il Jenkins di prima, il Grucio di prima, dove ci sono tutti i personaggi di prima, ma che è curato e quindi è scritto e sceneggiato nel modo corretto, in un modo orizzontale, da Busatta, e invece è molto credibile. Allora c'era bisogno di fare quello che è stato fatto? Non lo so, io la mia opinione ve l'ho data, vorrei anche la vostra, vorrei capire se realmente non era sufficiente quello che fa Busatta, che lo cura, quello che ci ha detto Bilotta, Alessandro Bilotta, il creatore del Pianeta dei Morti, un canone che esiste, un Dylan Dog anziano all'interno del mondo del Dylan Dog classico, una storia che universalmente, una serie di storie, un filone di storie, una serialità che universalmente è giudicata come una delle migliori incarnazioni del dopo Sclavi. C'era tutto sto bisogno di fare sto gran casino? Io ho detto la mia. La penso esattamente come l'ho detto. Voi ditemelo qua sotto nei commenti. Dai, portiamo avanti questo discorso, perché mano a mano che vanno avanti i numeri, adesso chiudo qui e faccio la chiacchierata sul Dylan Dog di Ambrosini,
dopo il 412 di Alessandro Bilotta, un lungo addio, numero fra l'altro vecchissimo, pubblicato adesso e rimaneggiato in modo piuttosto grossolano, diciamo che maturo sempre di più questa opinione. Dai, ditemelo nei commenti, poi mi allungo troppo. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguite lunedì l'intervista Alex Bertani e seguite bene settimana prossima il canale, perché arriverà un video sui manga, un'opinioni pericolose su Urasawa, ragazzi. Wow. Wow, mi sbilancio parecchio. Ci sbilanciamo parecchio. Ciao belli.